Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 ragazzi. Allora, in questo episodio andremo a trattare l'ultimo veicolo inserito dalla Rockstar in Legendary Motorsport, che è l'Anis Savestra ragazzi. È una sportiva classica, devo dire che io l'ho modificata e a me questo tipo di auto stile anni 70 piacciono parecchio, quindi vi posso dire che tra me e st'auto è nata subito la scintilla ragazzi, è scoccato subito l'amore, nel senso che comunque a me piace parecchio come auto, è una bella auto, c'ha anche modifiche molto pacchiane tipo alettone GT e cazzate varie, che a me non piacciono questo genere di modifiche, infatti comunque me la sto lasciando in maniera diciamo più originale possibile. Quest'auto ragazzi io la sto modificando a Los Santos Custom, in culo al mondo, però comunque potete modificarla tranquillamente anche nei vostri centri operativi mobili, tipo nell'officina del centro operativo mobile oppure nell'officina della Vanguard. Essendo un veicolo che è stato aggiunto, diciamo, ha anche delle armi, ha la possibilità di usare delle armi, solo mitragliette ragazzi, non è che ci stanno chissà cosa, che ci stanno, anche perché delle armi mi sembra che ce ne avevamo abbastanza per rompere i coglioni al prossimo, quindi di armi ce n'è parecchie e quindi nulla. Voglio dire, anzi, secondo me le armi per quest'auto sono pure diciamo sprecate, anche perché mo veramente ci sono tantissime auto con le armi e auto anche inutili con le armi. Quando si ha la PC, voglio dire, non lo so, io non serve avere altre auto con le armi, anche perché comunque è un bel corazzato la PC. Cioè, avrà anche lui i suoi difettucci, però è un bel corazzato. Comunque torniamo a parlare di quest'auto ragazzi, è abbastanza bella, io comunque ci metto la livrea 23 come si dice a Roma, penso pure al resto d'Italia, bucio de culo 23, non lo so se l'avete tirato quest'anno a Natale il numero 23 sulla tombola, però da noi è bucio de culo e quindi niente, ci mettiamo sto 23, la lasciamo più semplice possibile ragazzi, perché questa qui è bella semplice. A me ecco piacciono anche i paraurti cromati, però vedrò un attimino, adesso la sto modificando a mio gusto più o meno. Come vedete ci sono sti cazzo dei alettoni ragazzi, ma sono insignificanti, cioè non si può mettere un alettone GT, avete visto? Cioè un alettone GT su un'auto così è boh, è come in carcere di palle, cioè a me non piace. Poi io non so il tamarro che metterà una Lettone GT su sta macchina, però auguri e buona fortuna insomma, però comunque è veramente veramente obbrobriosa l'auto con quel tipo di alettone. Io l'ho fatta in questo modo, come ho detto, molto 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 semplice. Spero che vi piaccia il mio stile di tuning di questo veicolo. I finestrini li mettiamo non troppo scuri perché rimaniamo un po' in tema, e questa è l'auto finita ragazzi, è abbastanza carina, come ho già detto io mi sono innamorato subito. L'unica diciamo pecca tra parentesi è un pochino il prezzo, perché secondo me quest'auto non sarebbe dovuta stare nella categoria auto di lusso come sportive classiche,
Ma io l'avrei più vista in una categoria mascol, anche perché quando l'ho vista all'inizio pensavo fosse una mascol, invece no, è una sportiva classica. E quindi questo prezzo, insomma, esorbitante di 990.000 non giustifica le due mitragliette, insomma. Secondo me hanno messo sto prezzone per due mitragliette del cazzo che se evitavano di mettercele, che poi le dovevamo anche comprare oltretutto. Quindi, detto questo, ragazzi, se l'auto vi piace veramente, compratela questo tipo di auto, perché è spassosa, abbastanza veloce, ed è anche molto spassosa. Però giustamente se non avete i soldi non la comprate. Le vie sono quelle, o la comprate o non la comprate. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video.